Bentrovati al replay, come al rallenti cerchiamo di rivedere i temi più importanti della giornata che sono collegati ai fatti più importanti del giorno e alle notizie che abbiamo appena dato. Intanto c'è da dire subito che proprio allo scadere dell'anno è arrivato il commissariamento, cioè la proroga del commissariamento delle ex province siciliane, i liberi consorzi dei comuni, in una sequenza ormai veramente stantia e recidiva di atti di mera preservazione di un esistente agonizzante senza alcuna capacità di una svolta, di uno slancio, di una visione che vada un po' oltre nel futuro. Perché da molti anni questi enti sono stati condannati a morte, però costretti a stare ancora operativi, cioè per l'esercizio di alcune funzioni anche minimali, perché sono state anche ridotte, ma con un taglio drastico, sicuramente abnorme, delle risorse finanziarie per via del prelievo coatto da parte dello Stato, risalente ai provvedimenti del governo Monti, e quindi sostanzialmente gli enti non possono più operare, tant'è che non sono in grado di approvare i bilanci, sono sull'orlo del dissesto, qualcuno ha già dichiarato il dissesto come quello di Siracusa. In questo contesto, che poi magari approfondiremo, che cosa accade? Che la regione non trovi di meglio che prorogare per l'ennesima volta i commissari, che ovviamente non potranno che certificare questa situazione di agonia perché non hanno altri strumenti perché gli enti possano rispondere ad un minimo di funzione utile anche per gli interessi generali amministrati. Poi in evidenza anche il tema dell'aeroporto di Comiso, non che ci fossero fatti nuovi, ma sul piano anche del dibattito politico e delle prese di posizione istituzionale è importante quanto accaduto ieri in Consiglio Comunale, dove è stata approvata una mozione con il voto dell'intera maggioranza e anche di un gruppo d'opposizione, il Movimento 5 Stelle, che hanno convenuto sulla necessità che il sindaco chieda ai rappresentanti del comune nel management una spiegazione dettagliata sul perché in 5 anni si sia accumulato un passivo così pesante. Era già notorio, ovviamente anche nel dibattito pubblico le spiegazioni di questa situazione sono sempre state date anche da parte degli interessati, si sono succeduti diversi CDA in questi 5 anni, ma ora c'è questo atto che sembra, come dire, preludere ad una svolta, alla necessità di un cambiamento da parte dell'istituzione comunale. Questo lo vedremo, e comunque il passivo certificato è di quasi 12 milioni di euro nei 5 esercizi, quello parziale del 2013, perché appunto lo scalo iniziò l'attività operativa nel corso di quell'anno fino al 31 dicembre dello scorso anno, ma il passivo ovviamente è inevitabile anche nell'arco di quest'anno. E poi ci sono i temi collegati al terremoto, ma anche la situazione sempre difficile nel solito caos politico, amministrativo e istituzionale che sovrintende alla gestione dei rifiuti, e poi anche l'appello che ha fatto questo architetto teatrale vittoriese Caputo per salvare il teatro di Vittoria, ma che finora è rimasto senza riscontro da parte di chi magari in questo momento si sta battendo per la riapertura del teatro. Ma forse sarebbe anche il momento di una riflessione che non punti solo al ripristino della inagibilità minimale del teatro, ma anche ad un ripensamento della funzione che può svolgere un teatro di ben più grandi potenzialità rispetto all'attività vera che negli anni scorsi c'è stata. Vedremo nel dettaglio appunto tutti questi argomenti. Delle tante proroghe susseguitesi si è ormai perso il conto. La proroga è l'istituto di governo più in voga in Sicilia. Una proroga non si nega a nessuno. Una proroga è soluzione buona per ogni problema. Che caos, confusione, inefficienza, deficit. Dicevamo dello strumento della proroga quasi come metodo di governo buono per ogni soluzione o finta soluzione di ogni problema che appunto consiste soltanto nel rinvio. Nel caso specifico parliamo anche della situazione veramente critica di quasi dissesto finanziario da parte di questi enti intermedi che pure un tempo assolvevano anche a delle funzioni importanti. Peraltro in Sicilia questa vicenda sta assumendo e ha assunto anche dei connotati di particolare gravità per via della incertezza legislativa, frutto delle scelte anche schizofreniche compiute dalla Regione nel corso degli anni nell'esercizio di una potestà legislativa asseritamente primaria ed esclusiva, ma che poi si è scontrata, abbiamo visto, anche con il limite delle competenze che ha contrapposto la Corte Costituzionale, come in occasione
della legge varata alcuni mesi fa che prevedeva il ripristino dell'elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, ma poi questa norma è stata bloccata. Ecco, nell'aver fatto il tentativo di legiferare in maniera autonoma, comunque si è perso tempo e quindi questi enti hanno avuto un prolungamento della propria situazione, sostanzialmente di mancanza di una guida, di una direzione e anche di una funzione. In questo contesto l'unico rimedio è prorogare la situazione esistente, che però appunto è assolutamente precaria e critica, e quindi è arrivata la proroga per altri 6 mesi, fino a luglio del prossimo anno 2019, dei commissari, i quali potranno soltanto certificare questo stato di agonia e non possono fare altro. Per esempio a Ragusa non è stato possibile approvare il bilancio perché ci sarebbe stato un disavanzo di circa 7 milioni di euro a causa del prelievo forzoso di 13 imposto dalla normativa che ha cercato di perseguire la spending review ai tempi del governo Monti, e però sostanzialmente questi enti sono bloccati. E comunque nel caso della Sicilia c'è sempre un deficit di programmazione e di visione lunga rispetto alla soluzione dei problemi, che in questo caso sono comuni anche alle altre regioni. All'ordine del giorno c'era una ricognizione della situazione di tutte le società partecipate, ma l'attenzione del Consiglio Comunale era tutta rivolta alla SOACO, società di gestione dell'aeroporto. Da quando lo scalo fu aperto nel 2013, al 31 dicembre dello scorso anno, dicevamo di questa mozione, è stata proposta da un consigliere comunale di Diventerà Bellissima, quindi della maggioranza attuale, votata dall'intera maggioranza ma anche dal consigliere del Movimento 5 Stelle, quindi una convergenza estensiva, mentre contrari sono stati i gruppi di minoranza, che erano quelli che sostenevano la precedente amministrazione Spataro. E questo perché la mozione sostanzialmente ha un punto centrale, che è quello di dire al sindaco: chiediamo spiegazioni ai rappresentanti del comune nella SOACO sul perché per 5 anni non si sia riusciti assolutamente a fare risollevare le sorti dell'aeroporto. I primi 3 anni era previsto che ci potesse essere un passivo di gestione proprio perché era un avvio, ma dopo non si giustificherebbe, ma anche queste motivazioni sono state date ampiamente nel corso del dibattito pubblico in questi anni. E però questo atto in qualche modo sa di volontà dell'ente, di un momento di discontinuità rispetto al passato. Vedremo cosa ciò potrà significare, e comunque dal Consiglio Comunale, che si è occupato interamente di questo tema, sia pure in riferimento al più ampio argomento di una ricognizione di tutte le società partecipate, ma ovviamente la SOACO riveste un'importanza maggiore rispetto alle altre, dal Consiglio Comunale sono emersi anche spunti e linee di indicazione per cui si dovrebbe puntare sul cargo, quindi sul trasporto delle merci. C'è una linea di intervento in questo senso, ma ora bisognerà svilupparla ancora da zero, quindi non è operativa, e poi su un nuovo piano di risanamento, ma anche un nuovo piano industriale, e quindi sulla realtà economica speciale, che appunto potrà valersi anche di una sinergia con il porto di Pozzallo. Intanto una scadenza molto importante è quella della liquidazione della quota di maggioranza dell'Intersac, per cui il valore azionario sarà messo a gara, quindi ci potrà essere un nuovo acquirente. Vedremo se l'acquirente saprà essere questa nuova società costituitasi appena pochi giorni fa con imprenditori della provincia di Ragusa, imprenditori che sono tra i gruppi più importanti, anche più dotati di risorse finanziarie, che probabilmente potrebbero interrompere questa sequenza iniziale di 5 anni, nei quali gli unici interessi economici forti e anche la forza del decisore industriale unico sono venuti da Catania e dalla SAC. Via libera del Consiglio dei Ministri alla dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni etnei Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Milo, Santa Venerina, Tre Castagni, Via Grande e Zafferana. È arrivato quindi il decreto del Consiglio dei Ministri sulla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi la successiva ordinanza della Protezione Civile, che contiene tutte le misure in dettaglio attraverso le quali si fronteggerà questa emergenza. 10 milioni di euro previsti per i 9 comuni direttamente colpiti. I più interessati, come sappiamo, sono Zafferana Etnea, Tre Castagni e Via Grande. E delle misure anche innovative rispetto ad analoghe situazioni del passato, per alcune modalità, per esempio i 25.000 euro previsti per ogni caso di edificio lesionato ma non in maniera grave,
25.000 euro che saranno a disposizione di qualunque nucleo familiare la cui abitazione principale sia stata evacuata. E poi ci sono anche delle possibilità di assegno per il reperimento di un nuovo alloggio fino a 900 euro mensili nel caso di un nucleo con 5 o più componenti, ed altre misure anche che attengono alla possibilità dei traslochi. È stata promessa la massima trasparenza anche nella ricognizione delle situazioni, nell'erogazione di queste misure. Il tutto mentre da una parte torna la tranquillità perché si è allentata l'eruzione, ma è anche diminuita la energia sismica che dava luogo a scosse in sequenza, anche se di minore entità, anche nelle ore e nei giorni successivi. Ma dall'altra c'è anche la presa di coscienza della situazione normativa sicuramente anomala, che da una parte vede la città di Catania, per esempio, tra le più esposte d'Italia al rischio sismico, ma questa nella effettività delle cose, secondo le analisi anche degli esperti e la statistica storico-documentaria, ma dall'altra non c'è una classificazione del livello più alto di rischio per la città di Catania, quindi esclusa da meccanismi di tutela e anche da risorse pubbliche, anche perché il patrimonio edilizio della città di Catania è particolarmente vetusto nella sua diffusa prevalenza, per cui in ogni caso di rischio di movimenti tellurici, la possibilità di coinvolgimento di persone in questi eventi negativi è la più alta che in qualunque altra realtà italiana, ma da questo punto di vista ci vorrebbero appunto adeguamenti appropriati dal punto di vista della normativa. La Polizia di Stato cattura Evaso, già catturato nell'ambito dell'operazione Ariete, che aveva portato all'arresto di 11 soggetti per oltre 50 spaccate commesse in provincia di Ragusa. Il giovane stava cercando rifugio dal nonno la notte di Natale, in carcere fino a poche settimane fa. Eh sì, questa notizia di cronaca è legata ad una delle vicende criminali più inquietanti negli ultimi mesi nella realtà iblea, perché questa banda, una banda corposa formata da una decina di componenti, in effetti aveva terrorizzato le città e soprattutto i commercianti di diversi comuni della provincia per via del ripetersi continuo di questi episodi di furto con sfondamento delle vetrine delle sale cinesche. Una misura particolarmente violenta che, a fronte di un bottino ricavato dai malavitosi, in effetti comportava un danno per centinaia o per migliaia di volte superiore, con la paura appunto da parte dei commercianti di vedere proprio a rischio perfino la prosecuzione dell'attività a fronte di danni così gravi. Tant'è che dopo uno di questi episodi particolarmente eclatante contro una gioielleria a Pozzallo ci fu anche una grande manifestazione cittadina che seppe anche elevare il livello di vigilanza e anche di impegno istituzionale, che poi portò alla cattura di tutti i responsabili. Ecco, uno di quei responsabili, anzi addirittura il capobanda, era riuscito, dopo alcuni mesi di carcere, arrestato a maggio scorso, ad ottenere gli arresti domiciliari in un centro a Palermo. Però dopo qualche giorno fece perdere le sue tracce. A quel punto anche la percezione della valenza criminale del soggetto è stata tale anche da parte dei magistrati, che sono state autorizzate delle intercettazioni che hanno consentito alla polizia di localizzare, quantomeno nei giorni di Natale, non sappiamo se per festeggiare il Natale oppure anche come dimora, come nascondiglio prescelto per questo periodo, a casa del nonno di questo giovane capobanda appena ventenne, la sua dimora natalizia, e lì appunto è scattato il blitz. Quindi da questo punto di vista si ripristina l'azzeramento di questa banda che tanto appunto aveva terrorizzato in provincia di Ragusa e il cui capo era proprio questo giovane ventenne vittoriese. L'Orchestra Sinfonica Siciliana è pronta al tradizionale concerto di Capodanno e agli altri appuntamenti con le feste, ma senza un soprintendente e senza un consiglio di amministrazione. Lasciata nelle. Sì, la vicenda a cui abbiamo accennato anche ieri, perché è diventata un caso politico particolarmente grave, anche emblematico ovviamente dei vecchi vizi della politica siciliana rispetto alla importanza specifica del fatto in sé. L'Orchestra Sinfonica Siciliana, proprio in queste ore, ovviamente in grande evidenza per via degli appuntamenti importanti in occasione delle festività, si pensi al solo concerto di Capodanno, in questo momento è senza una guida. Non c'è il soprintendente, non c'è il consiglio d'amministrazione, c'è soltanto un funzionario regionale
regionale che avrà tutt'altra competenza, se le ha ovviamente, in materie distanti appunto dalla musica sinfonica, il tutto perché evidentemente si è voluta liberare una poltrona che faceva gola invece ad una figura che viene immersa fino al collo nel mondo della politica, perché Giorgio Pace è una persona stimatissima in tutto il mondo culturale, cioè musicale, cioè scientifico e quindi anche sociale, civile e istituzionale della regione. Aveva avuto peraltro il merito di portare a termine in modo brillante gli obiettivi difficilissimi che gli erano stati assegnati, perché fu chiamato a febbraio 2016 al capezzale di un ente sostanzialmente moribondo sull'orlo del fallimento, ed è riuscito intanto a riportare i bilanci in attivo, poi a moltiplicare gli incassi sia per i concerti che per le visite guidate, a incrementare per qualità e quantità, cioè l'offerta produttiva appunto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, e a realizzare con 18 mesi d'anticipo gli obiettivi e i parametri di rientro appunto nel ripiano finanziario. Dopodiché, ecco, meglio di così non poteva andare, al che la Regione Siciliana ha pensato di farlo fuori in anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Ma improvvidamente peraltro, perché per arrivare a questa soluzione ha fatto dimettere i tre rappresentanti di nomina regionale nel Consiglio d'amministrazione per provocarne l'azzeramento, e su questo elemento precostituire il presupposto appunto strumentale di una parvenza di motivazione della cessazione dell'incarico da parte di Giorgio Pace. Non è così, tant'è che ovviamente ci sarà anche un contenzioso che rischia di comportare anche un onere importante alla Regione, e a quel punto sarebbe anche utile chiedersi chi pagherà a questi costi, ma soprattutto lascia questo ente importante, in un momento in cui stava andando così bene senza assolutamente una guida, proprio in un momento cruciale. Il tutto perché? Perché pare che quella poltrona, anche se la nomina non può avvenire in tempi brevi, e quindi questa vacatio sarà un ulteriore elemento di criticità ingiustificabile, questa poltrona era ambita da Ester Bonafede, che ha già fatto sì la soprintendente dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, ma esattamente come la può fare, come dire, una qualunque figura perfettamente integrata nella politica e negli affari, che poi dai politici viene nominata, perché in effetti il suo profilo prevalente, se non esclusivo, è quello di una politica. Da 20 anni nella gestione dell'UDC, più volte commissario, da sempre vicina a Cuffaro, con la quale è cresciuta, a cui è rimasta legatissima, al punto che perfino di recente pubblicamente emerse lo scandalo di un incontro svoltosi per far sì che Cuffaro potesse vedere Cesa, il leader dell'UDC rimasto nel centrodestra, proprio con l'intervento e la presenza anche fisica di Ester Bonafede, la quale peraltro risulta citata dalla Corte dei Conti per 8 milioni per i danni prodotti quando si occupò della formazione nel governo regionale Crocetta, di cui fu assessore con varie deleghe, coinvolta anche in uno scandalo giudiziario per corruzione per via dell'inchiesta partita da Firenze sulle tangenti ANAS, che incrociò una sua attività come architetto a San Buca di Sicilia nella gestione dell'albergo diffuso, risulta nei dossier di montante come una persona che aveva chiesto e ottenuto favori sistematicamente da montante, non per caso appunto si trovò a fare l'assessore nella giunta Crocetta, al centro anche di altri dibattiti pubblici poco edificanti, come quando ebbe a dichiarare pubblicamente che riteneva assolutamente inaccettabile, c'è lo stipendio dell'assessore regionale, che sono i famosi 10.000 euro al mese, cioè di stipendio che poi al netto vengono poco più della metà, in quanto aveva cessato di fare la soprintendente, era solo assessore regionale e, non essendo appunto deputata, aveva un assegno, come dire, un po' inferiore. Ecco, in questo momento la politica siciliana, il governo della regione, si incarta in una vicenda di questo tipo da autogol, perché Giorgio Pace, che peraltro è di Modica, è stato sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, nominato allora dal sindaco Buscema nel 2009 e quindi scaduto nel 2013 con l'amministrazione Buscema, poi il sindaco Abate, che vinse le elezioni quell'anno, non volle più avvalersi di Giorgio Abate, che quell'attività la prestava in modo gratuito, essendo lui da sempre operante a Palermo tra Teatro Massimo, Orchestra Sinfonica Siciliana e Politeama. Il tutto, ecco, per chiudere appunto con una riflessione questa vicenda,
nel momento in cui è ancora viva l'affermazione di Musumeci, che sappiamo ha un figlio attore, quindi un figlio che lavora nel mondo dello spettacolo. E a ottobre scorso Musumeci a un certo punto si produsse in una esternazione dicendo: mio figlio non lo fanno lavorare per colpa del cognome che porta, cioè lamentava una sorta di discriminazione al contrario. Ora, se mai fosse così, o fosse stato così, possibile che Musumeci adesso scivoli in questa buccia di banana, peraltro in un modo così eclatante rispetto ai termini della questione che abbiamo rappresentato sul siluramento di pace? Sicilia sommersa dai rifiuti, schiacciata dalla sua capacità di uscire dall'emergenza. Eppure il 2018 avrebbe dovuto essere l'anno della svolta sulla spinta di un piano di rifiuti che, finalmente, avrebbe rivoluzionato la drammatica realtà esistente. Il piano è arrivato invece pochi giorni fa e della possibilità di una sua effettiva applicazione ancora neanche si parla. In compenso, nel settore si muovono 116 enti, alcuni sospesi. Bene, in Sicilia il mondo dei rifiuti, inteso come attività istituzionale, politica, amministrativa che deve sovrintendere a questo servizio di fondamentale importanza per la qualità della vita delle persone, delle città e delle comunità, oltre che per il decoro urbano e l'igiene e la sanità stessa, è sempre in un eterno caos. Il 2018 avrebbe dovuto essere l'anno della svolta con il piano dei rifiuti che avrebbe dovuto essere varare all'inizio dell'anno e quindi già essere pienamente a regime, invece è arrivato soltanto pochi giorni fa. E quindi ancora è anche difficile capire come esse possa essere applicato, perché in questo momento regna una confusione sovrana. C'è stato un proliferare di organismi ed enti che si sono sovrapposti nel tempo nella gestione di questo servizio. Oggi si contano ben 116 enti tutti diversi. Si cominciò con iato, gli ambiti territoriali ottimali, sia idrici che appunto di igiene ambientale, ma certo sulla parola ottimale ci sarebbe molto da ridire, a giudicare dalla esperienza concreta di esercizio delle funzioni da parte di questi organismi. Poi a un certo punto si andò alle società di regolamentazione dei rifiuti, mai comunque veramente entrate pienamente in funzione, tant'è che sono quasi tutte commissariate, quindi sostanzialmente delle articolazioni istituzionali fittizie nelle mani di funzionari della regione, che qualche volta sono anche capaci e competenti, ma questa è una casualità, mentre il servizio ovviamente non ha alcuna lunghezza di respiro e di visione tale da poter consentire la erogazione degli strumenti necessari appunto per i risultati in termini di qualità complessiva per la filiera, per l'intero ciclo dei rifiuti. Dopodiché adesso si riaccantona tutto, si dà vita a nuove forme organizzative, ora si parla di ADA e di IARO. IARO in effetti sarebbero gli ambiti di raccolta ottimale, che sono stati uno strumento messo a disposizione anche dei piccoli comuni per fare sistema con gli altri e dotarsi di queste possibilità, ma nel proliferare di questi vari momenti di invenzione istituzionale è accaduto che non c'è stata una cessazione, diciamo, dei precedenti rispetto ai successivi, quindi una sovrapposizione al punto assurdo che ad un certo punto c'è stata una confluenza di controllori e controllati, cioè società di regolamentazione che poi sono diventate anche società di gestione, per via appunto dell'affidamento interinale della gestione dei servizi. Ora, da questo ginepraio non sappiamo come il nuovo piano dei rifiuti possa ergersi a capacità di prospettare uno strumento nuovo, ma c'è il dovere di crederci, non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma la realtà in questo momento è che tra ambiti territoriali ottimali, ADA, ARO, SRR e la nuova sigla che è stata inventata dal piano dei rifiuti, si dovrebbe arrivare ovviamente all'autosufficienza territoriale, quindi con degli organismi provincia per provincia, ma prima bisognerebbe spazzare via i precedenti e in un contesto nel quale la spinta verso la raccolta differenziata non è proprio altissima, in provincia di Ragusa anzi si sta andando un po' bene rispetto alla media regionale, ovviamente non sappiamo quali prospettive ci possono essere per il nuovo anno in termini di salto di qualità rispetto allo scempio anche attuale con l'immagine di città sporche che si presentano anche ai turisti della realtà siciliana complessiva. Con questa considerazione si chiude il replay, prossimo appuntamento come sempre a Dove il TG.